Buonasera al pubblico di Onda TV, soprattutto ai nostri amici sportivi. Eccezionalmente Onda Strike questa settimana di venerdì per via delle qualificazioni mondiali di calcio. Io saluto subito in studio i nostri opinionisti Valerio Di Fonso, buonasera, Buonasera a tutti quanti. e Buonasera Claudio Pacella, buonasera. Andrea, buonasera amici a Il casa. ritardo di 24 ore sulla tabella di marcia per l'Italia, ovviamente era doveroso non distogliere l'attenzione Questo ed dalla altro. diretta di Rai 1 ieri sera. Purtroppo una diretta che insomma poteva andare in onda Un medico in famiglia, ci hanno detto, alla luce di come è finita. Quindi io partirei subito da un accenno, Claudio, su quanto è accaduto ieri. Scherzando, qualche settimana fa abbiamo detto non sarà un'avventura e credo che sia un'avventura in salita. No, io ripeto quello che ho detto appunto qualche settimana fa. Ventura non mi convince la scelta di Ventura. Evidentemente, secondo me, è stata una scelta dovuta così alla rinuncia di Conte in anticipo. Quello che successe a Donadoni lo ricordiamo prima della venuta di Lippi. Evidentemente hanno in prospettiva un allenatore giovane con idee nuove, perché una squadra che soffre con tutte, io voglio ammettere quella di ieri con la Spagna, ma noi abbiamo sofferto anche con Israele. Evidentemente questa mentalità troppo all'italiana non piace. Nel primo tempo, nella prima ora, il 92% di possesso palle dalla Spagna, che evidentemente lo fa con tutti, ma così a me non piace giocare con 8-9 giocatori dietro la palla per aspettare l'errore dell'avversario. Ieri si finiva sulla Rai con una domanda di un giornalista: che cosa dobbiamo temere, addirittura giocando domenica prossima, che cosa dobbiamo temere della Macedonia? Giocando di domenica, io credo, noi siamo l'Italia, della Macedonia dobbiamo temere solo se qualche fruttivendolo è chiuso per non avere la possibilità di prendere delle mele e delle pere, Certo. perché se noi pensiamo ad aver paura della Macedonia che ha perso con Israele, allora non andiamo ai mondiali. Beh, diciamo che siamo alla frutta, Siamo questo è alla un dato frutta di proprio, fatto. perché siamo Tra terzi, frutta e dessert, dice Valerio. abbiamo Sì. l'Albania a 6 punti a punteggio pieno, noi terzi. È chiaro che, scherzi a parte, noi dovremmo qualificarci perché, anche non arrivando primi, dovremmo poi andare allo spareggio a novembre 2017, andata e ritorno, sperando che non ci capiti una grande squadra. Però a me non piace proprio l'atteggiamento, come entriamo in campo, sempre quasi aspettando, lo ripeto, l'errore, sempre per lo 0-0. No, così non va. Dobbiamo giocare da Italia. Allora, Valerio, noi riprendiamo questo discorso al termine della trasmissione, ora vediamo invece come sono andate le vincite, ne abbiamo due, almeno quelle più interessanti questa sera, e partiamo sempre con te, Claudio, perché Sì. c'è questa vincita da oltre 400 euro, vediamo come si è orientato il nostro scommettitore Sì, giocatore. metto subito gli occhiali perché ho gli stessi anni di Ventura. E qui c'è una giocata corta, Serie B, Premier e Bundesliga, iniziando appunto con il 2 del Verona sul campo della Ternana, 0-3 il risultato finale, il 2 del Cittadella sul campo del Trapani, 0-2, la sonante vittoria dell'Entella con il Vicenza 1, 4-1, il 2 del Liverpool sul campo del Swansea, siamo in Premier, 2-1. L'1 dell'Hertha Berlino con l'Amburgo 2-0, e per finire l'1 del Benevento, ottima squadra in Serie B fino a questo momento, sul Novara 1-0, come dicevi, 6 euro, 452 euro vinti. Eh Complimenti a costui, ma sì. al prossimo Valerio, perché mi sembra molto molto interessante la giocata che stiamo per commentare, addirittura più di 900 euro, no? Quindi Sì. insomma, con 10 euro giocati, certo, la posta in gioco non è stata bassa, però credo che non sia stato facile. Vediamo un po'. No, c'è una partita della Ligue 1, Nizza-Lorient, vinta dalla squadra di Balotelli con un gol decisivo del giocatore azzurro. Una partita di Serie B, Benevento-Novara, conclusasi 1-0 a favore dei campani. E poi inizia la Lega Pro, c'è il girone A di Lega Pro con Ferrarpi-Pisaro Forlì 1 fisso. Poi c'è il girone B, sempre della Lega Pro, Arezzo-Propiacenza 1 anche qui e 1 anche a Renate-Prato. E si conclude con il girone C, sempre di Lega Pro, anche qui 3-1 con la vittoria casalinga del Lecce, continua a dominare il proprio girone, la vittoria della Juve Stabia contro la Vibonese e per finire la vittoria del Cosenza contro la Virtus Francavilla con 10 euro giocati, ben 938 vinti. Bene, complimenti dunque no, a tutti coloro che hanno giocato anche con astuzia.
e con consapevolezza si gioca all'Agenzia Strike di Sulmona, ricordiamo sempre un gioco responsabile. Noi abbiamo altri spunti da dare, nonostante si ferma, come abbiamo detto, il campionato di Serie A per dar spazio ancora alle nazionali, e c'è il campionato cadetto che mai come questo fine settimana ha i riflettori non così accesi, così puntati. E allora io partirei subito. Prima vi ricordo l'indirizzo email ondatvsulmona@yahoo.it per interagire con noi in questa diretta e con i nostri opinionisti. E partiamo, dicevo, Valerio, proprio con questo focus sulla Serie B, vedendo un po' qual è la giocata che ci arriva da casa, come ogni settimana, dal telespettatore. Quindi possiamo vedere la grafica e vediamo un po' se c'è o meno unione di intenti. E quindi partirei con la schermata Verona-Brescia. Sì, qui pronosticano un 1 più over 1,5. È vero che i veronesi sono favoriti, ma il Brescia vorrà sicuramente fare bene contro la seconda in classifica del campionato di Serie B. È una partita dove sono le puntate di tutti i riflettori in questa giornata, oltre a quella che vedremo dopo fra Città della Frosinone. Io pronosticherei solamente un over 2,5 perché mi aspetto più una bella partita con il Brescia e potrebbe anche far male al Verona e non è così scontata la vittoria della squadra veneta. Gol più over 2,5 suggerisce Erminio, si chiama così il telespettatore che ci ha offerto la schermata tra Salernitana e Benevento. Che dici, Valerio? Beh, a Salerno il clima sarà davvero bollente per questo derby campano perché è davvero una partita attesissima. Le streghe di Benevento sicuramente vorranno continuare a fare bene perché vogliono continuare a coltivare il loro sogno promozione, sono terzi a 14 punti e inoltre sono galvanizzati dalla vittoria contro il Novara nell'ultima giornata. Io prevedo una partita bellissima, quindi sono pienamente d'accordo con il pronostico gol più over 2,5. Il Frosinone l'abbiamo visto a campionati a livelli più alti e ora se la vede con il Cittadella con questa gara in trasferta. X2 più gol. Ti trovi con questo pronostico, Valerio? Ma non proprio perché comunque il Frosinone non attraversa proprio un bellissimo periodo di forma visto che viene da due sconfitte consecutive contro Hellas e l'ultima contro il Perugia al Matusa. Dall'altra parte c'è il Cittadella che ha vinto tutte le partite eccetto una proprio in casa. Magari potrebbe esserci lo sgambetto del Frosinone al Cittadella, io pronostico addirittura un X fisso senza gol e senza la doppia chance. Tra Bari e Virtus Entella invece ci dicono under 2,5. Anzitutto ricordiamo che cosa significano Significa che questa sì. segneranno meno di 3 gol in totale durante la Oh, partita. segneranno meno di 3, cioè sarà una gara sottotono secondo te quella tra, secondo il telespettatore sì, secondo Valerio? Ma è difficile da pronosticare perché la Virtus Entella ha concluso 3 gare solamente con under 2,5, tra l'altro nelle prime 3 giornate, mentre nelle restanti 4 è sempre stata protagonista di gare dove sono stati segnati più di 2 gol. E dall'altra parte invece c'è il Bari che gioca al San Nicola e che nelle ultime 2 uscite interne non è che ha fatto registrare pochi gol. 2-1 contro il Cesena e sconfitta per 4-0 contro il Verona. È una partita difficile da pronosticare. Ne lasciamo l'under 2,5, però tutto può succedere qui. Ecco, un gol tra Latina e Trapani, questo ci fa pensare che quantomeno en se entrambe, come dice Erminio, poi segneranno, vuol dire che sarà una gara piuttosto vivace. Tu giocheresti gol allo stesso modo? Beh, la stagione per il Trapani è diametralmente opposta a quella appena passata. Addirittura è stata incendiata la macchina del mister Cosmi, si trovano penultimi in classifica i giocatori della squadra siciliana e anche Latina non sta attraversando un bellissimo periodo di forma. È quarto ultimo, ha strappato un pareggio prezioso a Cesena negli ultimi minuti di gara, però segna e fa segnare in Latina e questo. E sono stati gli ultimi risultati nelle ultime 5 partite per la squadra laziale. Diciamo che può starci anche il gol, sì. Vicenza-Cesena, qui c'è una medesima indicazione. Beh, il Vicenza sta attraversando decisamente un periodo nero, è l'ultima classificata in Serie B e ha raccolto appena 2 punti in casa. Dall'altra parte c'è il Cesena che stava per portare a casa 3 punti contro il Latina, è stato raggiunto negli ultimi istanti, come abbiamo detto, io azzarderei il 2 fisso per la squadra romagnola.
Bene, allora questa diciamo, è la schermata che propone il nostro telespettatore, che ringraziamo ovviamente per l'attenzione e per l'interesse. Io so che sei un amante delle nazionali, quindi non so se avresti magari aggiunto qualcosa oppure rivisto. Ma no, avrei aggiunto qualcosa delle nazionali, sinceramente. Ora non mi ricordo le partite che si Certo, stanno quindi qualche disputando, nazionale in più. però sicuramente qualche L'Italia nazionale. avresti giocato? Beh, sì, l'Italia contro la Macedonia bisogna giocarla perché è sì una trasferta, è una delle due trasferte insidiose che abbiamo in terra, ecco, in terra balcanica. Però il 2 dell'Italia contro la Macedonia bisogna azzardarlo, diciamo. Io azzarderei anche la Francia perché deve assolutamente vincere dopo la prima gara con il pareggio. Beh, certo, Azzarderei c'è anche una. questo perché la Francia, insomma, è una delle squadre più forti d'Europa. Va bene, veniamo proprio a te, Claudio, con Sì, i pronostici che ci arrivano come al solito direttamente da direttamente. Strike, che Sì. ci propone questa schedina settimanale, sempre ovviamente incentrata, credo, sulla Sì, Serie B una che bella. domina in questo fine settimana, Assolutamente sì, diceva. una bella schermata, tutta B come dicevi, 9 gare. Gli amici di Strike iniziano con Verona-Brescia Verona-Brescia over o Verona-Circa. 1,5, minimo 2 gol. Sì, direi proprio di sì, si affrontano due dei migliori attacchi della serie cadetta, il Verona che punta secondo me, ma sicuramente a tornare subito in Serie A, e il Brescia che tenderà di rientrare almeno nei playoff. Sì, questa giocata ci può stare. Pisa-Spal, chissà se sarà una gara storta per il Pisa oppure no. Dicono gol gli Dicono amici di gol. Strike, ci può stare. Il Pisa è in una posizione buonissima in classifica, credo quinto, però segna molto poco, solo 5 gol nelle prime 7 giornate. La Spal ha già perso 3 gare su 7. Io qui penserei più ad un under 2,5 da 0 a 2 gol al Ecco, limite. quindi benissimo. Oh, invece vediamo Perugia-Avellino, over 2,5. Certo, il Perugia credo che non stia attraversando una fase negativa, no? No, nelle ultime 2 gare le ha vinte tutte e due, anzi in un buon momento. E finalmente per l'Avellino è arrivata la prima vittoria, perché ancora ne vinceva una nelle prime 6. C'è da dire che segnano però le due squadre molto poco. Io giocherei 1x, Quindi a differenza di per over stare un 2 e pochettino, 5, sì, stare un più po' coperto. più coperto. Sì. Oh, invece no gol tra Bari e Virtus Entella. Certo, in Virtus Entella, se andiamo a vedere la classifica della Serie B, nei gol Bravo. fatti, si Bravo Andrea, distingue. io qui effettivamente non azzarderei questo pronostico perché l'Entella è una squadra che segna molto, 11 gol fino adesso e anche fuori casa segna molto, a meno che gli amici di Strike non volessero dire non gol per il Bari, ma non credo. Io metterei qui over, Quindi perché over vedo qui. una E gara che segna tutte e due le squadre, potrebbero. beh, la vita è così, Pacella sta sempre a strike, però quando Beh, arriva il giovedì o il possiamo, venerdì, non sono ma è giusto, d'accordo. perché effettivamente la classifica. Oh, invece vediamo che cosa succede in Vicenza Cesena. Sì, Strike dice 1, loro vediamo se ti fissano uno al trovi. Vicenza. Beh, Sì. qui si affrontano due squadre, Vicenza e Cesena, che sono abbastanza deludenti fino adesso. Il Vicenza ha il peggior attacco e la peggior difesa. Insomma, segna poco anche il Cesena, anche qui 1x al limite, un X a fianco. Però Un la X a vittoria fianco. del Cesena, ci Ci sono può stare anch'io, ci può stare. sicuramente, Sì, 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 sì. certo. Oh, vediamo questo pareggio della Ternana che va in trasferta, che cosa Sì, ci dice? qui direi di sì, perché la Ternana ha già pareggiato 4 volte fino adesso nelle prime 7 giornate. La Provercelli con il Vicenza, la peggior difesa del campionato. Direi un X di paura, se mi permetti. Latina Trapani, il nostro telespettatore aveva detto gol, mentre Strike dice Qui vittoria addirittura del gli amici di Trapani. Strike 2 fisse, ma 2. questo è veramente un incontro, non so, pieno di incognite, direi. Sono le uniche 2 squadre della Diciamo B che è a senza caccia di punti, vittorie. no? Esatto, Ancora vincono nessuna quindi. tutte e due, 5 pareggi e 2 sconfitte per entrambi. Poi, anche se non parliamo di calcio, ma di cronaca, i fatti della settimana a Mister Cosmi, che è l'allenatore del Trapani, è stata Certo, la addirittura macchina incendiata la incendiata, macchina. l'abbiamo Insomma, è ricordato. qualcosa che assolutamente non deve mai capitare. E ha messo i riflettori ancora di più su questa squadra, andranno sicuramente sul campo del Latina per fare il risultato. Io un X a fianco a 2 lo metterei, perché anche il Latina in casa ancora vince una gara, Certo, X2. non magari la giocata secca, ma questa almeno una Esatto, combo. una combo, Oh, una gol, doppia chance. una doppia chance, sì, una gol tra Spezia e Carpi, che dici? Ma lo Spezia insieme al Benevento ancora per quanto riguarda le sconfitte 0 nella casella, ancora perdono mai, ha un'ottima difesa, solo 3 gol presi, però segna anche poco, 7 gol. Il Carpi con 4 pareggi su 7 gare è come lo Spezia, 4 pareggi con 3 vittorie, X sì.
X metterei, Ebbene, sì. e parli del diavolo e spunta non il Milan, ma il Benevento, perché è l'unico che ancora Esatto, perde, qui quindi c'è ancora. l'altra formazione appunto che dicevo senza sconfitte, però segna non come lo Spezia, 12 gol, segna molto di più, è una delle migliori difese anche lei, 3 gol solo. Poi la Salernitana è nel suo stadio, lo stadio Arechi, si giocherà appunto come diceva Valerio il derby campano, qui vedo gol, una partita aperta, sicuramente stadio esaurito Beh, perché sold out, sono eh sì. Va Salernitana-Benevento, un bel incontro, sì. bene, allora grazie anche a Strike, e quindi c'è sempre questo pathos, questo sprint, no, tra Eh il sì. nostro opinionista e ovviamente poi tutte le sollecitazioni, che i feedback che ci arrivano dall'agenzia di scommesse, ma è giusto che sia così, altrimenti non avrebbe senso questo spazio, no, questo Poi scambio di ci idee, di contenuti. confronteremo in settimana con Strike. Beh, sicuramente, anche perché insomma poi si riapre tutto il capitolo della Serie A. Ma prima di proiettarci a quello che succederà il prossimo fine settimana, abbiamo ancora un fine settimana da affrontare senza la Serie A, ma come abbiamo visto con il campionato cadetto e con l'Italia che vuole subito il riscatto. Il girone è terza dietro l'Albania e dietro la Spagna, quindi il cambio di passo ci vuole perché sappiamo che ora si fa più complicato il discorso qualificazioni mondiali, passa solo la prima, poi c'è un meccanismo che si va a creare per le seconde nel girone. Noi abbiamo raccolto qualche contributo dalle piazze sulmonesi, i consigli dei tifosi avventura, insomma, che si trova sulla panchina azzurra. Vediamo. Ventura, no? Dopo quello che è successo ieri. Ah sì, è stata una partita difficile, anche se l'arbitro non ci ha aiutato tanto, c'erano due espulsioni per la Spagna, però alla fine ci ha fatto sto punticino. Spero. Qualche consiglio a Ventura per, insomma, prendere un passo? Balotelli possa essere confermato. Beh, dobbiamo ancora vedere le qualità di questo tecnico. L'abbiamo visto come allenatore di società, ha dimostrato veramente di essere un tecnico, uno stratega soprattutto. Con la nazionale dobbiamo attendere ancora un pochino per sapere qual è il suo valore. Bene, ci sono anche sportivi questa volta, no? Giustamente, che hanno questo tu per tu, almeno virtuale, con Ventura. Il tuo consiglio, Valerio, al tecnico azzurro? Verratti deve giocare, questo è senza dubbio. E per il resto deve continuare così, secondo me non deve snaturarsi. Ieri abbiamo sofferto la Spagna, è vero, ma ieri l'Italia, per chi capisce di calcio, ha avuto una grande fase difensiva. Perché il problema dell'Italia ieri sono state fondamentalmente le ripartenze, l'impostazione di gioco, perché non avevamo chi poteva dare ritmo alla squadra, ma ci sono due assenze importanti, una di Verratti che sicuramente non è al top della forma, e un'altra di Marchisio, questo bisogna ricordarlo, e magari variare anche lì davanti. Per il resto la fase di pensieri dell'Italia è stata comunque encomiabile, abbiamo subito il gol da parte della Spagna fondamentalmente per un errore che ci può stare per un grande come Buffon. E per il resto non lamentiamoci di sicuro delle espulsioni che anzi, dovevano essere per la Spagna, perché comunque dopo una partita in cui hai sofferto così tanto, più di questo pareggio non sarebbe stato giusto anche per gli avversari, perché comunque nel complesso dei 90 minuti, non dico che l'Italia sia stata all'altezza della Spagna, però. Sicuramente le Furie Rosse hanno fatto qualcosa di più, però ripeto, la fase di pensiero dell'Italia a me è piaciuta tantissimo. Ecco, forse si parla, ma sta nelle cose, troppo di Ventura in questa fase e poco dell'Italia, paradossalmente. Anche se è l'allenatore che noi sappiamo che Ma indirizza, no, dà il format alla squadra. Però forse c'è uno spirito da recuperare, no? Forse è una conseguenza proprio dei risultati, magari anche del gioco, perché è chiaro che se si parla più dell'allenatore, che cosa deve migliorare, che cosa deve fare, poco della squadra, evidentemente non siamo solo noi a non essere contenti, o almeno personalmente, di Ventura, ma lo sono tantissimi italiani. È vero la fase difensiva che diceva Valerio, ma lo è sempre stata la forza dell'Italia. Io vorrei vedere nelle ripartenze, ma non dai primi 20 metri, ma da centrocampo in su, come faceva la squadra di Berzot, che sicuramente non giocava con un 4-2-4, però quando ripartiva
a 30 metri dalla porta, faceva male, giocava alla grande sulle fasce, aveva dei giocatori a centrocampo formidabili. È chiaro che quei giocatori è difficile ritrovarli, però ecco, lui deve, prima di andare in Spagna, pensare alla differenza reti, perché io lo ripeto, lo dicevo già 2 settimane fa, si deciderà tutto con la differenza reti, e se abbiamo pareggiato in casa con la Spagna e perderemo in Spagna, ecco qui che la differenza reti, visti gli 8 gol che loro hanno fatto già precedentemente con l'Andorra, con Liechtenstein, che è stato, e arriveremo secondi. Noi dobbiamo cercare di osare, prima di andare in Spagna con le altre squadre, battere chiaramente l'Albania e arrivare in Spagna e giocandoci così il primo posto, altrimenti dovremo fare lo spareggio. Beh, non so se si può dire, Valerio, sempre con tenendo in mente ora il girone dell'Italia, delle qualificazioni, se l'ostacolo più grande è stato affrontato. Se l'Italia ha già provato, no? Ha già visto di che pasta, vabbè, sappiamo di che pasta è fatta la Spagna, però questa Spagna di oggi. L'ago della bilancia sarà fondamentalmente le sfide di entrambe contro l'Albania, che è l'unica insidia tra Spagna e Italia per il mondiale. Bisogna vedere in quelle partite cosa faranno le due nazionali. Sicuramente l'Italia dovrà fare tante vittorie, tanti gol. Sono sicuro che dopo la partita con la Macedonia l'Italia sarà quantomeno prima a pari merito con la Spagna, oppure seconda dietro l'Albania. Sicuramente l'Italia starà fra le prime due domenica sera, conclusi 90 minuti. Per il resto devi iniziare a segnare tanto contro Liechtenstein, tra andata e ritorno, contro Israele, però magari le partite fuori casa contro Macedonia e Albania sono quelle partite dove puoi anche giocare male e portare a casa 3 punti. Per fare un esempio, la partita della Juventus a Palermo, quello sarà l'importante in quelle due trasferte. E poi contro la Spagna giocarsela a viso aperto, con tutta la rosa a disposizione, con i migliori a disposizione. Beh, se facciamo un po' di amarcord, almeno negli ultimi anni, diciamo che l'affanno al mondiale comincia con il fischio iniziale della prima gara del girone del mondiale, e qui invece è cominciato con la prima gara del girone di qualificazione. Quindi sicuramente Claudio è un percorso diverso, e l'auspicio che porterà poi dei buoni frutti se si arriva, sì, no? Quando si arriva lungo il percorso, intanto ci dobbiamo augurare, per migliorare la squadra, il recupero. Perché io non so perché non abbia Verratti non è sceso in campo, evidentemente non stava bene, forse l'ha detto Ventura in conferenza stampa. Però ecco, il ritorno di Marchisio potrebbe essere fondamentale, dobbiamo migliorare il centrocampo. In attacco c'è stata una buona propensione all'attacco gli ultimi 20 minuti con i cambi, che Ventura finalmente si è messo in testa di rischiare un po' di più. È vero, l'inizio della prima partita del girone dei mondiali, noi siamo lì a sperare un buon risultato. Questa volta dobbiamo sperare già nella fase di qualificazione, almeno nei primi 2 posti, altrimenti l'Italia non può mancare al mondiale, come così il Brasile, così le grandi squadre, come l'Argentina, certo, che non si sta mettendo bene nel suo girone, quinto se non sbaglio. Non sia mai, poi la storia del calcio, sappiamo che magari proprio Italia e Argentina poi andranno avanti nella fase finale. Ce l'auguriamo, del mondiale. Una domanda per entrambi: la gara di domenica sarà la gara della svolta, Valerio? Ma secondo me l'Italia non è che deve fare grandi svolte, nelle partite di qualificazione noi siamo imbattuti da 10 anni e non è nessuna gara della svolta, è la gara della conferma che tu sei comunque una delle 10 nazionali più forti, se non del mondo, comunque una delle 5, delle 6 più forti d'Europa. No, e allora preciso, sarà la gara della conferma, Claudio? La gara della conferma sì, ma io mi aspetto più che domenica e l'altra, mi aspetto i 6 punti con l'Albania, e lì c'è la svolta. 6 punti con l'Albania, sicuri secondi, e poi quando andiamo in Spagna lì te la devi giocare. Spero non con 9 giocatori dietro, spero non, è vero, la fase difensiva, tutto quello che vuoi, ma se non si va in Spagna a giocare come si gioca, a volte anche nella Champions con Real Madrid e Barcellona, che hanno questa mentalità, li devi attaccare nella loro difesa. Se li fai venire davanti e gli dai modo di avere la palla 90 minuti nei piedi, ecco, difficilmente avrai un risultato positivo. Bene, dobbiamo osare.
Bisogna sempre osare. Allora, minuti finali della nostra trasmissione dedicati alla Serie A, giusto per proiettarci almeno con la mente con quello che accadrà il prossimo fine settimana. Dovremmo avere anche la classifica per fare un po' il punto della situazione, la classifica della Serie A, che vede proprio la Juventus ancora in testa con 18 punti, poi il Napoli 14 punti. Questa prima fuga l'hanno già Sì. definita i titoli, di 4 punti di distacco, anche se è presto perché siamo ancora alle battute iniziali. Poi Roma-Lazio, Chievo, questo tris al terzo, quarto e quinto posto con Sì. 13 punti e via discorrendo. Quindi ora lo scenario, Claudio, Sì, come si vede? l'ultima giornata ci sono stati degli incontri interessanti come Roma-Inter, lo scontro che così doveva decidere chi delle due magari aveva in prospetto la qualificazione Champions nei primi tre, è presto per dirlo, però potrà così magari essere contento chi ha pagato il biglietto perché ha visto tante occasioni da gol, però io devo dire che è la vittoria della Roma figlia delle due difese ballerine, sì perché la Roma sicuramente ha lasciato anche all'Inter quelle 4-5 occasioni da gol, all'Inter ne ha lasciate addirittura 7-8. L'atteggiamento delle difese non mi piace, io già l'avevo detto in precedenza, l'Inter è il reparto dove a gennaio deve correre subito ai ripari. C'è stata la vittoria bella dell'Atalanta sul Napoli, perché no? Il Napoli che perde a Bergamo con l'Atalanta è anche una bella sorpresa. Napoli sicuramente era prima dell'incontro favorito. Milan-Sassuolo non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro, l'arbitro guida, che appunto dal cognome ha guidato il Milan alla vittoria, non è stato il Milan a vincere, perché lo ricordiamo c'era un rigore netto al Sassuolo ed è lo stesso rigore, se ricordi Valerio, con l'Inter-Fiorentina dell'anno scorso, con un errore di Handanovic nello stoppare la palla, fece rigore sull'attaccante della Fiorentina e non c'era il rigore assolutamente, si era visto anche live nella partita a favore del Milan. E questo non deve succedere, favorire sempre che sia il Milan, la Juve e l'Inter le grandi squadre. E per il resto quasi tutto normale. La classifica fino adesso è questa. Le squadre da migliorare, l'abbiamo detto, sono le milanesi, il Napoli sta facendo il suo campionato e la Roma anche. C'è un Ecco, Napoli-Roma Napoli-Roma, sì. Ecco, prossimamente, bello, e vediamo un po' chi avrà la meglio fra le due squadre. io credo che va sempre ricordato che siamo alle primissime giornate. Certo, Napoli-Roma, Valerio, sarà un test fondamentale, sia per vedere anche quanto il Napoli tiene il passo, quanto il Napoli crede al titolo, ma già le posizioni, già la stagione dello scorso anno lo dimostra, e soprattutto quanto la Roma, no, vuole mantenere le più alte posizioni. Secondo me il Napoli parte molto favorito innanzitutto per la sua solidità difensiva, perché dopo la Juventus solo il Napoli ha subito meno reti, 6, insieme al Chievo mi pare, e poi ha un attacco comunque che può far male alla Roma, che non ha almeno in queste prime giornate non ha messo in mostra una solida fase difensiva, Che è il concederò migliore qualche attacco attualmente, Esattamente, sì, sì, la dopo Roma la è il miglior Juve. attacco, però tra le prime 5 ha subito 9 gol Certo, e sono a differenza tanti, reti è chiaro. dopo Sì, 7 giornate sono davvero tanti per essere comunque una grande squadra, qual è la Roma. Il Napoli è caduto a Bergamo, sì, però il Napoli ha speso tante energie fisiche e psicologiche nella gara di Champions contro il Benfica, pure questo va ricordato, e soprattutto un Napoli che avrebbe comunque minimo meritato il pareggio contro i nerazzurri. C'è stata una grande partita di Berisha, poi una grazia anche di Caleion nei confronti dell'Atalanta, e quindi comunque una squadra che non deve nascondersi di voler essere l'anti-Juve. Questo per il momento è il limite sia del Napoli sia della Roma, ovvero il nascondersi, il dire che lo scudetto non è cosa loro, però sono comunque le due squadre più attrezzate in questo momento, non per vincerlo, ma quantomeno per dare fastidio alla Juve, quindi non bisogna mantenere secondo me questo basso profilo. Per il resto, dovere Juventus nella sua uscita a Empoli, una partita che doveva vincere e dominare. Magari ha faticato nel primo tempo, ha faticato a trovare il gol, attenzione perché le sue occasioni le ha create, poi nel secondo tempo si sono scatenati Higuain e Dybala. E poi vedremo lungo le prossime gare con l'Udinese, soprattutto poi ci sarà il 23 ottobre con il Milan, un altro test direi
importante. Possiamo rientrare in studio a questo punto per i saluti finali, perché il contenitore è stato ampio, Claudio, giusto? No, chiudiamo anche con un consiglio così da dare ai difensori della nazionale, Vabbè, Bonucci, certo, le Barzagli e ultime Chiellini. raccomandazioni. Non passate la palla dietro a Buffon, perché non è la prima volta che non prende la palla, mi raccomando, o in fallo laterale o sul calcio Le d'angolo. prende davanti, che sono, nel senso che sono più quelle che arrivano dal. Esatto, perché sappiamo che con i piedi Buffon non ha quella Ognuno ha il sensibilità. suo punto debole, Esatto. come Allora mi diciamo, e ci raccomando, si o in fallo conosce tra laterale o in quelli. calcio d'angolo. Vabbè, poi c'è chi non le vedo, Scherziamo. ci mancherebbe. Grande Ci mancherebbe portiere, per per la l'amor di Dio. chiusura, giustamente legata alla satira, però stare le cose che la defaillance ci sia, ma Certo, ci ha per gelato il tutti. Eh sangue quel gol regalato alla Spagna, è una sì. qualificazione mondiale. Certo, potrebbe poi costare, ma Meno male, c'è stata la reazione. C'è stata la reazione buona della squadra, ecco. Chiudiamo con una cosa positiva. va bene, allora grazie per questa sera, Valerio Di Fonso. Grazie e buonasera a tutti voi. Grazie Claudio Grazie Andrea, grazie a Facella. tutti voi. E grazie al nostro pubblico, anche con cambi di giorno, ci segue sempre, ma noi torniamo la prossima settimana di giovedì con Onda Strike su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.